a terra, nella sabbia. Ivone, che 2011년 3월 11일이 대신사회가 그때 대단한 희극을 만화하다리 했습니다. Allora, due anni fa, l'11 marzo del 2011, è successo un grande disastro in Giappone che ha portato tanta sofferenza alla gente del mondo. Sorete, nihonjuno hito wa mochiron 隣国である韓国や中国でも何かの役に立つために大勢の人が力を発揮しました。 Non solo le persone del Giappone, ma anche le persone degli stati vicini come la Corea e il Giappone hanno collaborato e hanno cercato di dare un contributo, di fare qualcosa per dare incoraggiamento a queste persone. Italia, soprattutto Napoli, Pompei 地震のことで歴史的な大きな自然災害があったこともあって、日本の大震災をこちらでやることは大変意義深いものだと思いました。 E per me è anche una cosa molto significativa fare questa esposizione proprio qui a Napoli. Siamo vicini a Pompei, un luogo in cui è forte la storia del disastro naturale. Questo tamagojo Vincenzo さんの大変温かいご協力を得て今回こういう展覧会が実現することになって私は大変嬉しく思っております。 Io sono molto felice di aver organizzato, di aver potuto organizzare una simile esposizione qui a Napoli, ma soprattutto grazie all'aiuto di Vincenzo Montella. この 展覧会は 小さな もので 催しでありますけれども 人の心と心が通じ合うものとして発展していけばいいし、地球上どこでも自然災害は起こるものですので、そこに立ち向かう人々の心をもっと強くして、また交流を深めて、それに芸術が一緒にできることであれば、我々の仕事として誇りとして、これからも進めていきたいと思っています。 Questa è una piccolissima esposizione, tutto quello che possiamo fare, però io credo che sia tanto per comunicare alla gente che questi disastri naturali possono accadere ovunque e quindi bisogna reagire al dolore e quindi bisogna che ci sia uno scambio di affetto, di sentimento tra le persone. Sono veramente felice di essere qui adesso e di essere riuscito a fare tutto ciò. ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 La cosa che mi ha colpito molto di questa mostra è che tante culture diverse possano dialogare insieme e parlare però in maniera significativa, senza che l'una prevalga sull'altra, fondendosi e rispettandosi a vicenda, a volte rincorrendosi, a volte traducendo segni anche così diversi in un mondo fantastico, di segni appunto positivi che possano dare una speranza e un richiamo continuo alla bellezza. Tsunami, house break down, my heart requiem. Queste cose qua le ho fatte con un intento di mettere in evidenza che la calamità nostra potenziale, che si è già verificata storicamente, è il Vesuvio. Quindi dalla calamità alla creatività, che è il titolo della mostra, per noi non può che essere tradotta nel potenziale di calamità, distruttivo. Questa fiamma. Questo è un interno e poi ci stanno questi personaggi, un pulcinetto, una serie di cose, quindi attributi, anche questi appartengono alle assiologie partenopee. Thank you.
È stato veramente un privilegio avere con noi, diciamo, questi artisti che vengono tanto lontano e sono venuti a portare parole comunque di riunione e di crescita. E questo, diciamo, è qualcosa di veramente commovente. Questa cosa di oggi ci ha rivelato un carattere giapponese che non rientra, diciamo, negli stereotipi che abbiamo. Sono persone effettivamente molto cordiali. Thank you very much. Thank you very much for coming. And, you know, to me, I'm also a calligrapher. And in modern world, especially old, you know, when there's so much emphasis on technology, there's a personal touch of a calligraphy and showing your inner energy and your inner life. It's so worthwhile. So. Allora, vi ringrazio, diceva, lei è una calligrafa e comunque una calligrafa moderna in cui c'è ampio spazio per la, nella sua arte. Ampio spazio per la tecnologia anche. So, thank you very much for the friendships and sharing experiences from France and Italy, and especially Italian artists participating. And to me, it's a meeting of East and West. Allora, ringrazio, diciamo, tutti gli artisti che hanno partecipato, sia i giapponesi ma anche gli italiani, ovviamente, che hanno ospitato, gli artisti francesi che sono venuti. E questo, diciamo, è un incontro tra l'est e l'ovest. And to me, after the disaster in Fukushima, to me this is a celebration of life. Thank you. Dopo il disastro di Fukushima, questa è una celebrazione della vita. Okay.